Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti a questa prima puntata della nuova edizione di Science in the City. Do il benvenuto a voi che siete in sala, ma anche a chi ci sta ascoltando da casa, perché quest'anno Science in the City in versione young è anche in diretta streaming sul sito della ICGB e sul sito del Piccolo. Science in the City in versione young, è arrivato alla quinta serie, fa parte di un progetto più grande che si chiama Curiosa, che è un progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, si chiama Comunicare per crescere in salute, e l'obiettivo è quello di raggiungere i giovani per promuovere stili di vita che consentano di fare prevenzione dei tumori e delle malattie cardiovascolari principalmente, ma non solo. È un progetto in collaborazione con l'Università di Trieste e lo decliniamo in versione young introducendo un po' di novità rispetto alle precedenti edizioni. Avremo dei sondaggi istantanei a cui tutti potrete partecipare e avremo la presenza e la partecipazione di studenti universitari che ci aiuteranno ad interagire con voi e anche con il pubblico da casa. Oggi con noi è uno di questi studenti che si chiama Roman Vuerik, che è qui con noi sul palco. Lo possiamo accogliere con un applauso. Roman ha studiato biotecnologie a Bologna, attualmente ha vinto una borsa di dottorato in medicina molecolare presso l'Università degli Studi di Trieste. E il suo compito sarà quello appunto di raccogliere le domande che potranno fare le persone che ci stanno ascoltando da casa e che potranno digitare queste domande sulla chat dello streaming. E se invece le persone presenti avranno delle domande, ci sarà un microfono, anzi c'è già il microfono, dove potrete avvicinarvi e chiedere le vostre curiosità e i vostri commenti per i relatori, oppure semplicemente alzare la mano e vedremo di veicolarle al microfono, così che anche chi sta a casa ci potrà sentire. Penso che possiamo iniziare ringraziando il Teatro Miela che ci ospita, ringraziando i media partners che ci consentono di tenere aggiornata la popolazione sui vari eventi, quindi sia Radio Punto Zero che Il Piccolo, che appunto collabora anche per rimandare in streaming l'evento sul loro sito. E possiamo iniziare presentando gli ospiti. Il professor Mauro Giacca, che tutti conoscete, che è qui con noi, grazie di essere qua. Ex direttore dell'ICGB, attualmente è professore di cardiologia presso il King's College di Londra e professore di biologia molecolare all'Università di Trieste. Abbiamo anche un altro ospite che è online, speriamo, il professor Luigi Naldini dell'Istituto Teleton San Raffaele per la terapia genica. Salve, buonasera. Grazie di essere con noi. Oggi siamo qua e la puntata di oggi si chiama Virus, amici o nemici. E abbiamo avuto questa idea di presentare un po' il doppio aspetto dei virus, che tradizionalmente sono dei microorganismi associati a malattie, però conoscerne la biologia ci ha aiutato a sviluppare delle nuove strategie terapeutiche o anche dei vaccini di cui parleremo oggi, quindi usare l'ingegneria genetica per modificare la composizione di questi virus e sfruttarli a scopo terapeutico. E partiremo dal virus per eccellenza in questi giorni, quindi SARS-CoV-2, e ne parleremo assieme al professor Giacca. Però per fare questo inizierei, se possiamo avere la diapositiva di introduzione allo slide-o, faccio da sola, va bene? Tutti possiamo partecipare a questo sondaggio per rompere il ghiaccio. Per iniziare a introdurre il primo argomento, se vi collegate sul sito www.sli.do e digitate il codice virus, avrete modo di votare insieme a noi, lo potete fare da qua, lo possiamo fare da casa, oppure catturare l'immagine che vi proietta direttamente con il telefonino sul sito per poter partecipare al sondaggio.
Quindi lancerei il primo sondaggio che commenteremo assieme al professor Giacca, che riguarda proprio il coronavirus. La domanda che vi proponiamo è: quale tra le seguenti notizie sul nuovo coronavirus è vera? Covid-19 e SARS-CoV-2 sono la stessa cosa? Gli antibiotici prevengono l'infezione? Il coronavirus è un ceppo di virus dell'influenza che è mutato? I candidati vaccini sono già all'ultimo livello di sperimentazione sull'uomo. Diamo un po' di tempo alle persone in sale da casa di connettersi e rispondere. Intanto potremo commentare qualche news ultima che è apparsa sui giornali oggi e negli ultimi giorni. Ad esempio abbiamo letto che AstraZeneca ha sospeso il trial che stava conducendo con il vaccino londinese perché uno dei volontari che stavano partecipando ha avuto dei gravi effetti avversi, degli effetti indesiderati. Abbiamo guardato oggi insieme le quote di Moderna che sono impicchiata perché uno dei vaccini ha avuto dei problemi con l'accettazione del brevetto. Il vaccino russo, lo Sputnik, ha pubblicato qualche giorno fa dei dati di efficacia su Lancet, che però sono stati questionati, messi in questione da una lettera di un centinaio di ricercatori scienziati in tutto il mondo, alla quale hanno partecipato anche diversi virologi italiani, che questionano la pubblicazione con pochissimi partecipanti al trial del vaccino. Erano solo 40 persone che sono stati vaccinati, solo 20 con il prodotto liofilizzato e solo 20 con il prodotto liquido. E i dati presentati nella pubblicazione sembrano avere delle incongruenze, per cui questi ricercatori hanno chiesto di poter accedere ai dati originali che sono stati registrati. Quindi, insomma, forse non sarà così scontato che avremo un vaccino in tempo breve, forse anche di questo potremo... C'era bisogno di dare un aiutino alla domanda giusta, alla risposta giusta. Vabbè, però ci siamo riusciti e comunque vorrei commentare anche le altre risposte. Perché ci siamo riusciti. Adesso ci siamo riusciti. Ah, vedi, perché in effetti non riuscivo a vedere. In realtà è interessante questa cosa di Covid-19 e SARS-CoV-2 sono la stessa cosa. Il 40% delle persone hanno risposto che sono esattamente la stessa cosa. In realtà c'è una sottile differenza. Ecco, il Covid-19 è la malattia, SARS-CoV-2 è il virus che causa Covid-19. Esatto. È come AIDS e HIV. Invece mi pare che pochissimi pensano che il coronavirus sia in qualche maniera derivato dall'influenza. Cosa sappiamo da dove deriva il coronavirus? Il coronavirus è un virus che fa parte di una grande famiglia di virus che vive in molte specie animali. E quello che sta il responsabile della nostra epidemia è un virus che si è in qualche maniera adattato all'uomo a partenza dal pipistrello, quindi il suo cugino più vicino è un virus che sta nel pipistrello. Bene, questo era un po' per rompere il ghiaccio e adesso possiamo passare alla vera e propria chiacchierata con il professor Giacca, che in realtà è la persona che ha inventato il format di Science in the City, l'ha creato e l'ha realizzato, quindi potrei cavarmela facilmente alla Marzullo con si faccia una domanda e si dia una risposta. Ma non mi sottrarrò ai miei compiti, quindi quando abbiamo pensato alla puntata sui virus amici e nemici, in realtà Covid non esisteva nemmeno perché era prima della pandemia, poi ci siamo dovuti fermare per il lockdown. Però per questa puntata è cascato proprio a pennello perché Covid è una malattia causata da un virus e probabilmente uno dei primi vaccini che avremo a disposizione sarà proprio un virus geneticamente modificato. Quindi di questo parleremo insieme al professor Giacca. Ci racconta cosa sappiamo di questo virus ad oggi? Sì, sappiamo che siamo stati completamente impreparati perché quando il 31 dicembre del 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata allertata dalla Cina sul
presenza di una strana epidemia di polmonite e poi il 2 gennaio sono state pubblicate le sequenze di questo nuovo virus che la causava e nessuno si sarebbe mai aspettato che questo potesse accadere. È stata un po' una sveglia per tutta l'umanità. Queste sono alcune fotografie che ho fatto nella stazione Vittoria di Londra, andando a prendere la metropolitana. E nessun paese al mondo è stato pronto ad affrontarla. L'Italia povera è stata la prima che ha vissuto il dramma del contagio immediatamente dopo la Cina, quindi è stato il paese inevitabilmente più impreparato, e adesso stiamo vivendo una situazione in cui tutto il mondo è coinvolto. Quindi una situazione che ricorda molto le grandi epidemie di peste, di vaiolo del Medioevo. È un piccolo virus, circa 100 nanometri, tanto per paragonarlo, più o meno la stessa dimensione del virus HIV, Zika è circa la metà come dimensione, ci sono anche virus molto molto più grandi di questi, e come tutti i virus è una specie di macchinetta che porta all'interno di una cellula il proprio DNA. I virus non hanno uno scopo se non quello di replicare la propria informazione genetica. Tutta l'evoluzione si basa proprio sulla trasmissione della la duplicazione dell'informazione genetica, quindi i virus sono delle particelle totalmente inerti che possiamo immaginare semplicemente composte da un acido nucleico, quindi DNA e RNA, protetto da alcune proteine, in qualche caso circondato da una sferetta lipidica, come nel caso del coronavirus. E questo entra nelle cellule e praticamente utilizza la cellula per replicare la propria informazione genetica. Sono delle particelle che sono evolute in maniera straordinaria proprio per sfruttare la cellula. Non hanno nessun interesse a fare del male all'ospite, anzi più l'ospite sopravvive meglio è, perché più il virus ha possibilità di produrre più particelle identiche a se stesse. Quando però un virus di un'altra specie animale si trasferisce all'uomo, ecco che allora non c'è più coevoluzione durante milioni di anni con l'uomo stesso, e quindi la virulenza è di solito maggiore. Il virus sulla superficie ha questo aspetto a corona perché c'è una proteina che si chiama spike che lega un recettore sulla superficie delle cellule, entra all'interno della cellula e lì semplicemente si mette a replicare e usa la cellula come una fabbrica per produrre le proprie proteine. Ecco, e questo virus di fatto ci ha costretti a casa. A ESOF qualche giorno fa abbiamo detto che ancora oggi i virus, le malattie virali limitano la nostra libertà, e quindi tutti stiamo aspettando questo vaccino per poter riappropriarci della nostra libertà di muoverci, di viaggiare, di parlare, di stare semplicemente a teatro senza una mascherina addosso. Quindi quali sono i tipi di vaccini che stiamo studiando? Sì, i virus sono straordinari perché, se ci pensate, le Homo sapiens è il predatore più di successo sulla Terra, no? Abbiamo sterminato gli animali feroci, abbiamo conquistato la natura, siamo saliti sulle vette più alte, siamo scesi nelle profondità dell'oceano, riusciamo a sopravvivere nelle condizioni climatiche più estreme. Abbiamo un unico nemico sul pianeta Terra che appunto sono i virus, cioè è l'unico oggetto semi-animato da cui dobbiamo difenderci. Per fortuna abbiamo un sistema immunitario che cerca in qualche maniera di difenderci. I vaccini sono semplicemente una maniera per stimolare il sistema immunitario a montare una difesa prima ancora che veniamo in contatto con il virus. I vaccini hanno una storia, insomma, da libro di testo, da Jenner a Pasteur. L'idea più semplice di fare un vaccino è quella di prendere il virus, inattivarlo, per esempio metterlo a contatto al calore o con la formalina e iniettarlo. Questo non funziona con il coronavirus, perché facendo questi trattamenti si perde proprio la capacità di stimolare il sistema immunitario. C'è un laboratorio in Cina che sta cercando di fare un virus attenuato, cioè un virus ancora in grado di replicarsi ma non virulento. Ma immaginate a fare una quantità di materiale virale ancora infettivo, ancorché attenuato, per
immunizzare centinaia di milioni di persone, con il rischio che poi questa possa in qualche maniera ritornare. Quindi non è una strada tanto percorribile. E quando è arrivata l'ingegneria genetica a partire dagli anni 70, 80 del secolo scorso, ecco, ci si è resi conto invece che si possono fare vaccini in maniera molto più semplice e molto più sicura, cioè invece di andare a iniettare il virus inattivato, il virus attenuato in un individuo, con l'ingegneria genetica si può prendere un segmento dell'informazione genetica del virus e utilizzarlo per esempio per produrre specificamente le proteine che del virus, in maniera da utilizzare queste come vaccino, oppure prendere lo stesso segmento del virus, per esempio la proteina di superficie del coronavirus, questa che ho chiamato prima spike, e metterla all'interno di un altro virus innocuo. E questa è la strada che stanno seguendo la maggior parte dei progetti di vaccino più avanzati. Ci sono più di 120 fra laboratori di ricerca privati e quindi industrie farmaceutiche, biotech oppure governativi, che sono sulla strada di produrre vaccini. Quello più utilizzato e più avanzato in questo momento è proprio basato sull'idea di prendere la proteina spike, il gene che codifica per la proteina spike del virus, e metterlo all'interno di un virus che causa normalmente infezioni delle vie respiratorie, ma in cui sono stati tolti alcuni geni, per cui non è più, è ancora in grado di replicarsi, ma in maniera molto parziale, quindi meno infettivo. Questo virus si chiama adenovirus. E ora ci sono diverse variazioni di questo tema, e il vaccino della AstraZeneca, di cui abbiamo letto sui giornali ieri e oggi, che ha dato delle reazioni non meglio che chiare, ma evidentemente negative in un paziente, proprio basato su questo virus, questo adenovirus. Un po' più indietro sono i vaccini che citavo prima, cioè quelli che si basano sulla produzione di proteine, anche perché usare di nuovo un virus come navicella per trasportare la proteina che interessa per stimolare il sistema immunitario è la maniera più efficace, perché è il corpo stesso che poi la produce, no? Il sistema immunitario non si accorge se la proteina spike è veicolata dal coronavirus o è veicolata da quest'altro tipo di virus. E poi abbiamo anche un vaccino che non è mai stato sperimentato per nessuna malattia nella storia della medicina e che è stato il primo a partire con la sperimentazione clinica. È quello di un'azienda biotecnologica degli Stati Uniti che, invece di prendere il DNA del gene del virus e metterlo in un altro virus, ha preso direttamente il DNA del virus, l'ha trasformato in una molecola simile, cioè in un RNA con alcune modificazioni chimiche, e questo è il vaccino. Quindi praticamente questo è il vaccino in cui c'è semplicemente un segmento di RNA del virus chimicamente modificato, circondato da una particella di lipidi che verrà iniettato. Non abbiamo nessuna idea se questo possa funzionare, ci sono adesso i primi dati che vengono raccolti che sembrano mostrare che questo vaccino stimoli una risposta immunitaria, ma ovviamente non abbiamo nessun dato per dire per nessuno dei vaccini se questa risposta immunitaria sarà protettiva o no, che poi è quello che ci interessa. Quindi il grande punto di domanda è: sì, avremo il vaccino, questa notizia di cui abbiamo letto è un piccolo ostacolo, ma insomma verrà superato rapidamente. In gennaio, febbraio, marzo avremo il vaccino, ma funzionerà? Ma lei se lo farà iniettare, indipendentemente dal tipo di vaccino che sarà prima disponibile? Allora, io quando ero a Londra, quando c'è stato il lockdown, quindi il 9 marzo, abbiamo chiuso tutta l'attività di ricerca corrente e abbiamo iniziato un progetto di ricerca sul coronavirus. E stiamo studiando proprio questa proteina spike del coronavirus. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto, di nuovo con le tecniche di ingegneria genetica, che sono insomma semplici per un laboratorio di ricerca, abbiamo preso il gene di spike e l'abbiamo espresso in un altro tipo di vettore per utilizzarlo in laboratorio. E abbiamo visto che questa proteina è veramente straordinaria come potenza biologica, è affascinante, fa paura, cioè è in grado di fondere le cellule quando viene espressa. E a quel momento là io ho proposto ai miei collaboratori, dice, ma iniettiamocelo. Vuol dire, è un vaccino che potrebbe funzionare. Si sono rifiutati tutti, allora ho detto, beh, non faccio l'eroe, non lo faccio io. Però ho scoperto poi che c'è un gruppo di ricercatori, fra cui alcuni ricercatori molto famosi di
Boston, fra MIT e Harvard, che hanno fatto, che si stanno facendo proprio un vaccino fai da te, e hanno pubblicato su internet anche una ricetta su come farsi questo vaccino. Questo secondo me dà un po' l'idea che il problema del vaccino non è il problema di farlo, cioè non c'è, come si dice, rocket science, non è difficile farlo, con l'ingegneria genetica lo può fare qualsiasi laboratorio medio. Il problema è poi quello di riuscire a fare una quantità di vaccino per cui si possono vaccinare centinaia di milioni di persone e di vedere se questo vaccino è sicuro e soprattutto di vedere se questo vaccino è efficace. Allora è da lì che nasce il bisogno della sperimentazione, quindi non c'è un ritardo nella produzione del vaccino, perché il vaccino era pronto, quello di Moderna, quello dell'azienda che produce il vaccino con l'RNA, era pronto praticamente la settimana dopo che questi avevano iniziato a lavorare, perché la sequenza era nota. Il problema e fare tutti questi passaggi per capire se funzionerà. Perfetto. E quindi abbiamo parlato di un adenovirus che modifichiamo con l'ingegneria genetica per fare un vaccino. Però i virus li possiamo modificare e inserire dei geni che possano anche essere utili per curare altre malattie. Lei da anni si occupa di terapia genica per le malattie cardiovascolari. Ci racconta qual è lo stato dell'arte della terapia genica? Sì, la terapia genica nasce proprio con questo concetto di cercare di trasferire un gene per supplire a una funzione mancante, no? Se voi vi riporto un attimo indietro a quello che era negli anni '80 il mondo della pediatria in California, perché così l'idea si era sviluppata in particolare là, e insomma i pediatri vedono bambini con difetti ereditari in cui i due genitori sono completamente sani ma hanno la sfortuna di portare una delle due copie di un gene malate, e il bambino ha la sfortuna di aver ereditato dalla madre la copia malata e dal padre la copia malata, quindi si ritrova con una malattia. Questo per esempio è il caso della fibrosi cistica e di moltissime altre malattie. Ci sono circa 4.000 malattie genetiche di cui la maggior parte hanno proprio questa caratteristica di essere ereditate, come si dice, in maniera recessiva. Allora l'idea era quella di sviluppare dei virus in cui ci fosse la possibilità di veicolare una copia sana del gene nel tessuto rilevante di questi bambini. Perché i virus? Perché proprio i virus sono capaci di fare quello che noi desideriamo per la terapia genica e non desideriamo per Covid, cioè sono capaci di legarsi come particelle a un recettore della superficie, essere internalizzati della cellula, l'acido nucleico, quindi il genoma del virus, esce dalle particelle in cui è internalizzato, riesce a replicarsi o comunque a esprimere i geni che porta, e quindi sono dei veicoli straordinari. E all'inizio, negli anni '80, c'erano dei virus che erano stati studiati in maniera molto estensiva perché facevano parte di una famiglia, che è la famiglia dei retrovirus, che si pensava potessero causare i tumori dell'uomo, perché questi retrovirus causano tumori in tutte le specie animali. E poi si è scoperto che in realtà non causano tumori nell'uomo, ma la ricerca su questi virus era talmente avanzata che si era capito che questi virus sono in grado di entrare all'interno della cellula e veicolare il gene che portano direttamente dentro il DNA della cellula stessa. Quindi se nel genoma di una cellula ha circa 20.000 geni, ecco che dopo che si usano questi virus, questo genoma ne ha 20.000 più 1. E se questo è il gene che interessa per curare una malattia, ecco che così nasce la terapia genica verso la fine degli anni 80, no? Quindi con un concetto molto semplice di andare ad aggiungere una copia aggiuntiva. Poi sentirete dal professor Nallini che in realtà questo concetto poi si è evoluto tantissimo e adesso insomma abbiamo delle tecnologie ancora molto più sofisticate che ci permettono di arrivare anche a cercare di correggere il genoma. E virus sono questi che vi ho descritto, i retrovirus, ma ci sono gli adenovirus, che sono quelli che si usano per i vaccini, si usavano all'inizio anche per la terapia genica, ma in realtà danno molti effetti collaterali, come probabilmente questo paziente di cui stiamo leggendo sui giornali, quindi non vanno bene per curare le malattie. E poi c'è un'altra famiglia di virus che si chiamano AAV, e questi sono straordinari perché trasportano i geni in determinati tessuti,
che sono i tessuti che non sono in grado di duplicarsi e quindi di moltiplicarsi in un individuo adulto, quindi il cervello, il cuore, all'interno dell'occhio, la retina, il pancreas, e questi virus sono anche utilizzati tantissimo proprio come vettori per terapia genica. Quindi diciamo, iniziato nella prima sperimentazione fra l'88 e l'89, negli Stati Uniti ci sono adesso più di 3.000 sperimentazioni cliniche che sono state eseguite in questi anni, e ci sono una serie di prodotti che sono arrivati proprio alla commercializzazione, quindi hanno passato tutte le fasi della sperimentazione clinica, sono stati approvati o dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti o dall'EMA qui in Europa per l'uso clinico. Quindi è stato un percorso irto di ostacoli con moltissimi problemi, ma che alla fine ha celebrato dei successi non banali. Insieme alle malattie ereditarie c'è un altro grande successo di cui sentirete parlare fra un attimo, che sono alcune applicazioni di questi stessi virus per trasferire geni nel sistema immunitario, stavolta per riconvertire il sistema immunitario ad aggredire i tumori, che insomma sono un paio di applicazioni che hanno avuto grandissimo successo in questi ultimi 5 anni. Un'ultima domanda prima di sentire il professor Naldini, che ci parlerà proprio di tumori. Quanto costano queste terapie? Ah, costano tantissimo, guardate, vi ho riassunto in questa diapositiva un po' dei costi. Questi sono i farmaci di terapia genica che sono in questo momento approvati per l'uso clinico, quindi l'analogo di andare in una farmacia e comprarsi il farmaco, cioè sono in commercio, ovviamente non sono farmaci venduti in farmacia, ma sono farmaci che possono essere ottenuti a pagamento, e il costo è stato in qualche maniera determinato in maniera proporzionale a quello che un sistema sanitario spenderebbe alternativamente in cure palliative per quel paziente. Sono tutti applicati a pazienti che ovviamente non hanno altri tipi di opzione terapeutica, ma vedete che andiamo da prezzi che vanno da 373.000 euro ad applicazione fino a oltre 2 milioni di euro ad applicazione. Ora qui c'è molta, molta discussione, perché ci si chiede se effettivamente il costo di queste terapie geniche debba essere proporzionale al costo della cura palliativa di supporto di quel paziente, o meglio sarebbe se fosse in qualche maniera proporzionale l'investimento che c'è stato per i 30 anni di sviluppo della terapia genica, in cui molto dell'investimento oggettivamente non è stato fatto da privati, ma è stato fatto grazie a fondi pubblici dei governi. Certo, un grosso problema è probabilmente se, come ci sembra di intravedere, alcune di queste terapie potranno essere veramente efficaci per grandi numeri di pazienti nel momento in cui vanno a aggredire malattie che sono presenti in un'ampia percentuale di popolazione, non solo più malattie rare come la terapia genica ha affrontato all'inizio. Probabilmente di questi problemi si dovrà iniziare a parlare. Ne parleremo anche con il professor Naldini, che ci racconterà alcune delle storie che stanno dietro a questi farmaci che sono arrivati al mercato. Grazie di nuovo Luigi Naldini di essere con noi, e lancerei il secondo sondaggio, che ovviamente riguarda i tumori su slido.com. Su questo sito, per le persone che hanno problemi a fare domande attraverso la piattaforma Streaming, perché non funziona benissimo in tutti i dispositivi, soprattutto tablet e telefonini, potete anche rivolgere delle domande e sarà nostra cura poi trasferirle ai relatori competenti. La domanda per introdurre l'intervento del professor Naldini è: in terapia genica, quale strategia è più promettente per il trattamento dei tumori? 1. Indurre il suicidio delle cellule tumorali. 2. Correggere le mutazioni che promuovono la crescita del tumore. 3. Potenziare il sistema immunitario del paziente. 4. Bloccare la crescita cellulare. Chiaramente per rispondere a questa domanda serve anche un po' di conoscenze di base su come il tumore interagisce con l'organismo. Effettivamente qua sono anche riassunte le strategie
più importanti che la terapia genica sta affrontando e ha affrontato nel corso degli anni, da quando esiste? Abbiamo già una risposta, sembrano non ancora, aspettiamo ancora qualche momento. La maggior parte delle persone dice correggere le mutazioni che promuovono la crescita del tumore, però sta crescendo la quota di persone che risponde a potenziare il sistema immunitario del paziente. Pochi vogliono indurre al suicidio le cellule tumorali o bloccare la crescita in altro modo. Professor Naldini, vogliamo iniziare a commentare? Beh, la risposta che sta vincendo è quella più razionale, perché sembra andare proprio al cuore del problema. Però c'è una barriera tecnologica, perché noi è molto difficile con la terapia genica, anche più avanzata, raggiungere tutte le cellule di un tumore, per cui se io vado a contrastare quella mutazione che fa crescere quelle cellule e me ne scappa qualcuna, perché il mio virus, il mio vettore modificato non la raggiunge, quella potrà poi ricrescere, far ricrescere il tumore. Quindi la seconda risposta è, Mauro Giacca ci aveva fatto un po' di spoiling qua, è proprio esatto. Quella di potenziare la risposta immunitaria. Il sistema immunitario va a cercarsela, anche la rara cellula rimasta, quindi se riusciamo a potenziarlo, l'immunoterapia è veramente la terza strategia oggi, dopo quella della chemio e della terapia mirata. L'immunoterapia dei tumori è quella che sta facendo un grande progresso in clinica, e soprattutto una delle strategie innovative è proprio quella di potenziare la risposta immune. Ma per capire un po' meglio come funziona, possiamo fare un passo indietro. Effettivamente il sistema immunitario è stato uno dei primi tessuti in cui siamo stati capaci di trasferire geni in maniera efficace, utilizzando vettori che si integrano nel genoma delle cellule, come per esempio i retrovirus. Ci racconta come funzionano questi vettori, quali sono i vantaggi, perché sono stati i primi che ci hanno dato soddisfazione? Sì, un po' come raccontava di nuovo Mauro Giacca prima, l'idea della terapia genica nasce proprio da sfruttare queste particelle virali, che sono queste piccole contenitori che immettono, portano geni nelle cellule. Poi il virus lo fa per replicare se stesso, no? Quindi le informazioni genetiche che parassitano un pochino la cellula servono a fare tante particelle virali, però quando il virus lascia la cellula che ha infettato, si deve portare dietro anche una copia delle sue informazioni, che deve andare a ripescare tra le migliaia e le migliaia di acidi nucleici, RNA o DNA, che sono presenti in quella cellula. E questo lo fa perché nelle sue informazioni c'è uno specifico segnale o codice che in qualche modo viene catturato dalla particella virale quando esce. Questo vale per qualunque virus, che sia un retrovirus o anche un virus adeno-associato. Allora, come si fa a fare un vettore per terapia genica? Molto semplicemente, con la ingegneria genetica si va a legare questo segnale specifico del virus al gene terapeutico, e poi in qualche modo si inganna il virus stesso mentre viene prodotto in laboratorio, in questo caso, e quindi la particella virale, che in tutto e per tutto assomiglia a quella wild type selvatica, come diciamo noi, porta invece il gene terapeutico, e solo quello. Quindi dopo l'infezione le particelle virali se ne vengono degradate e rimane solo il nuovo gene terapeutico. Perché i retrovirus sono stati un pochino i campioni di questo sviluppo iniziale? Perché, come viene dal nome del retro, che in qualche modo chiama la possibilità di retrotrascrivere l'RNA del virus in DNA, e questo DNA viene poi integrato, cioè fisicamente inserito nei cromosomi della cellula infettata, e diventa quindi una parte integrante del genoma di quella cellula. E questo soprattutto è importante se quella cellula, per esempio, si va a dividere dando origine ad altre cellule, come quelle dell'immunità che dicevamo prima. In questo caso la nuova modificazione viene trasmessa a tutte le altre cellule, quindi si garantisce la permanenza della modifica. Le applicazioni, tra le prime applicazioni di queste terapie, sono state proprio fatte su cellule staminali del sangue, quelle che vanno a produrre quindi una miriade di cellule dell'immunità, e anche non solo, anche le cellule, globuli bianchi, globuli rossi, e in alcune malattie genetiche rare, come questa immunodeficienza, una delle prime che è stata studiata, in cui manca completamente una branca delle cellule del sangue, in questo caso i linfociti, cioè le cellule dell'immunità, perché c'è un difetto genetico a produrla. La terapia
consiste nel raccogliere le cellule staminali del paziente, come si potrebbe fare per un trapianto di cellule staminali, ma in questo caso si parte non da un donatore sano, ma dal paziente stesso. Le cellule vengono fuori dal laboratorio e fuori dal paziente, quindi nel laboratorio ex vivo, come diciamo, infettate con la particella virale modificata che introduce il gene terapeutico, e poi vengono reinfuse nel paziente, dove vanno in parte a occupare la loro casa naturale, la nicchia staminale, e permettono di produrre queste cellule modificate anche per tutta la vita del paziente, se io sono riuscito a modificare alcune di queste cellule staminali che, come dovrebbero fare di mestiere, si automantengono anche per la vita di un individuo e intanto generano una progenie che va a differenziarsi in questo modo. Questa è la base dell'uso dei retrovirus, però in queste primissime applicazioni emersero alcuni problemi importanti. Uno è raffigurato qua schematicamente, vedete, solo poche di queste cellule sono state modificate o corrette, perché i retrovirus utilizzati in questa prima battuta non erano retrovirus molto efficienti sulle cellule umane. E oltretutto anche l'inserzione di queste nuove informazioni genetiche, che è casuale, ma in questi retrovirus, che nella loro di natura erano associati poi alla formazione di tumori, in alcuni casi quelle inserzioni avevano portato ad attivare dei geni vicini all'inserzione a causare dei tumori. Quindi c'è stato, dopo questo iniziale, diciamo, entusiasmo, negli anni 90 una frenata legata alla inefficienza degli approcci e anche ai loro rischi. Lì un po' paradossalmente questa... Lei è stato il primo a pensare di usare il virus dell'HIV per curare questo tipo di malattia. Ci racconta anche come le è venuta in mente questa idea e se è stato difficile realizzarla? L'idea mi era venuta proprio perché io mi recai in quegli anni, appunto negli anni 90, all'Istituto Salk di San Diego, dove si stava lavorando sia sulla terapia genica con i retrovirus, e questo era il mio interesse allora, sia su HIV, di cui si stavano scoprendo la natura biologica, le proprietà particolari di quel virus. HIV è un retrovirus, ma è un retrovirus che è particolarmente efficiente a infettare le cellule umane e anche in generale molti tipi cellulari, perché ha sviluppato la capacità, diciamo, di sfruttare delle vie di ingresso nella cellula che lo rendono molto più efficiente degli altri retrovirus. E siccome la barriera che in quegli anni principale era l'utilizzo della terapia genica era proprio la scarsa efficienza dei retrovirus utilizzati, l'idea di usare HIV per farne un veicolo efficiente era abbastanza ovvia, diciamo, come molte idee nella scienza girano, circolano, poi di fatto bisogna provare a metterle in... a realizzarle. E lavorare con HIV faceva sicuramente paura allora, come potrebbe fare paura oggi lavorare con Covid. Non c'erano delle terapie efficaci, anche adesso ancora HIV deve far paura, anche se abbiamo delle terapie, però allora l'idea di cavalcare un pochino questa nuova tigre era una sfida scientifica e anche pratica, insomma. Da lì è nata l'idea di sviluppare un vettore che fosse più efficiente e quindi mi permettesse in realtà, sfruttando questa capacità naturale di HIV, domandola se volete in qualche modo per renderlo poi utilizzabile, di entrare nella maggior parte delle cellule che noi manipolavamo, sia raccolte dal paziente oppure anche direttamente nei tessuti, e in questo caso si poteva immaginare di trattare non soltanto alcune rare malattie dell'immunità, ma anche altre malattie, per esempio del sangue, le anemie più importanti genetiche come la talassemia, l'anemia falciforme, e molte malattie d'accumulo anche, dove cellule del sangue migrano poi nei tessuti per smaltire i materiali che vengono prodotti e possono anche queste, in caso di parecchie malattie genetiche, non funzionare, causare gravi difetti, e con un trapianto efficace di cellule corrette si possono trattare, per arrivare poi anche al, come si accennava prima, all'idea di poter curare per esempio anche malattie non genetiche con una capacità maggiore, più efficace, di modificare queste cellule staminali. Questa immagine è per noi uno dei risultati ancora adesso che più ci
ci commuove un pochino a vedere. Questa è la prima sperimentazione clinica che dopo una decina di anni, perché potete immaginare che un conto fu allora dimostrare che un vettore fatto da HIV poteva funzionare, e questo lo provammo ovviamente in qualche test di laboratorio, in qualche animale, in qualche topolino di laboratorio, ma da lì a iniettarlo nell'uomo c'è passato parecchio tempo. La prima volta che io ho raccontato questa ricerca a un meeting scientifico, mi dissero: bellissima idea, e anche per un paper peraltro che poi pubblicammo, ma dico: spero che tu ti fermi qua e non pensi di andare oltre con la manipolazione di HIV. E in qualche modo ci siamo poi arrivati, ovviamente rendendo sempre più sicuro, cioè in qualche modo facendo a pezzi sempre più sottili, diciamo, HIV, perché di poco ci serve per entrare in una cellula usando la sua capacità, non dobbiamo farlo replicare. Certo. E nel sondaggio abbiamo parlato anche di tumori, quindi possiamo pensare di utilizzare queste strategie, queste tecnologie anche per curare i tumori? Sì, come dicevamo prima, sostanzialmente per usare i tumori le cellule che più ci servono sono le cellule dell'immunità, i linfociti, no? Che sono capaci proprio di attaccare un'altra cellula, per esempio una cellula infettata da un virus per eliminarla, o una cellula tumorale, quindi sono dei killer naturali particolarmente efficaci. Peraltro avere un killer che gira nell'organismo è anche particolarmente pericoloso, e infatti in natura i linfociti in realtà sono dei killer selettivi, hanno un recettore sulla membrana che è codificato geneticamente, ogni linfocita, diciamo, che è licenziato per andare a uccidere, ha un recettore specifico unico che risparmia le cellule normali e va a uccidere le cellule che espongono qualcosa di estraneo e di diverso. In teoria questo potrebbe servire a eliminare una cellula tumorale, perché le cellule tumorali hanno sempre qualcosa di diverso che deriva dalle mutazioni che accumulano, però le cellule tumorali sono anche particolarmente purtroppo capaci di eludere la normale immunità. Quando un tumore si è sviluppato in un organismo è perché in qualche modo ha eluso la sua sorveglianza immunitaria. Noi però possiamo isolare in laboratorio dei nuovi recettori contro alcune famiglie di tumori che possono essere inseriti in un linfocita con di nuovo un vettore, un virus come l'antivirus che dicevamo prima, e potenziano in questo caso dirigendo direttamente in linfocita contro il tumore. Alcuni di questi recettori artificiali si chiamano CAR, che sono dei recettori chimerici, oggi sono una delle più promettenti armi, ecco il nostro sondaggio di prima, contro i tumori, perché riescono a portare intere famiglie appunto di linfociti ridiretti contro il tumore a eliminare anche grosse masse tumorali. E qui vanno a cercarsi anche le poche cellule rimaste e a eliminarle. Questa è la clinica. Poi in laboratorio ovviamente si deve lavorare sulla nuova frontiera, quindi approfitto di questa immagine per farvi vedere che questo nuovo killer che noi abbiamo in qualche modo prodotto in laboratorio inserendo il nuovo recettore, in realtà ha delle imperfezioni, perché lui mantiene ancora, diciamo, il recettore originale, quindi per cominciare può avere bersagli diversi, può anche essere un po' confuso sulla sua e magari non così efficace nell'eliminare le cellule tumorali con il nuovo recettore, ma addirittura in certi casi si possono formare dei recettori misti tra quello che inseriamo e quello preesistente, di cui non sappiamo più qua, perché ogni linfocita è diverso, e magari questo nuovo recettore porta il killer verso una cellula sana dell'organismo, quindi il killer diventa un auto killer pericoloso. Quindi per superare questo problema e renderci ancora più efficaci e più sicuri queste cellule dell'immunità, l'ideale sarebbe eliminare i geni del recettore naturale, quindi non più aggiungere geni come in terapia genica, ma addirittura eliminarle. E qui ci aiuta, hanno delle tecnologie innovative, di cui anche qui ormai si parla da qualche anno su tutti i giornali, CRISPR per intenderci, ovvero la chirurgia molecolare del DNA o editing genetico. Si usano delle forbici molecolari sostanzialmente che tagliano il DNA in una sequenza specifica che io posso selezionare e scegliere. Posso caricare in CRISPR, per esempio, una piccola sonda di RNA che lo porta sulla sequenza voluta. E quindi si va a tagliare quel gene che io voglio eliminare, poi il DNA tagliato è una grave lesione per la cellula. La cellula non sopravviverebbe, però lo richiude, lo ripara, e in questa riparazione in genere si introducono dei piccoli errori e il gene quindi viene inattivato. Per cui il mio linfocita
trattato con, con questi editori molecolari o forbici molecolari, non ha più il gene naturale, e una volta che vi introduco il recettore antitumorale diventa molto più efficace e potente. Questa è una delle strategie che si possono, diciamo, oggi sviluppare per potenziare queste armi contro i tumori. E possiamo usare il gene editing anche per correggere i geni, oltre che per eliminarli? Esatto, questo è il passo ulteriore, ancora più ambizioso. Qui sempre il gene viene tagliato con la mia forbice molecolare, ma in questo caso, invece di lasciare che la cellula ripari, diciamo, in modo più o meno approssimativo questa sequenza e quindi introduca degli errori, vado a sfruttare un altro processo di riparazione che si chiama ricombinazione omologa, e che è il modo con cui le cellule riparano in modo più efficace le rotture del DNA spontaneo. Vanno a cercare una copia di quella stessa sequenza, quasi sempre di un gene ne esistono due copie, quindi va a cercarsi una sorta di stampo su cui praticamente ricopiare la zona lesa e quindi ripararla in modo fedele. Allora, in terapia genica cosa si fa? Si va a tagliare il DNA che noi vogliamo editare o cambiare, poi si introduce al tempo stesso uno stampo, che è sempre una molecola di DNA omologa alla zona che abbiamo tagliata, che porta però la corretta sequenza, e se tutto funziona questa viene ricopiata in sede, e di fatto si va sostanzialmente a riscrivere, questa è la vera riscrittura, questo è il vero editing, quello più ambizioso, vado a riscrivere e quindi potenzialmente a correggere la lesione genetica in situ, ripristinando la versione, diciamo, naturale, funzionale. Quindi abbiamo dei vettori che si integrano e quindi rimangono permanentemente dalla cellula staminale del midollo osseo a tutte le cellule che ne derivano. Abbiamo delle tecnologie per addirittura andare a correggere, a modificare quella che è l'informazione genetica. Questo ci suggerisce la possibilità di andare ad intervenire, ad esempio, sulla linea germinale in utero e avere l'ambizione di eliminare mutazioni dalla specie umana. Qual è la sua posizione? Ci sono delle linee guida di riferimento? Certamente, questo è un tema caldissimo, cioè vogliamo tutto quello finora descritto opera su cellule somatiche, quindi cellule che sono parte di un individuo e con quell'individuo finiranno la loro vita, per cui l'intervento viene fatto sulla base di rischio-beneficio, eticamente solleva pochi quesiti o preoccupazioni. Però li vado a curare una malattia. Sulla linea germinale vado a prevenire la trasmissione di un gene malattia. Ora, per fare questo può avere un senso, ovviamente, può avere un valore importante, anche se esistono oggi per la gran parte alternative per una coppia che scopre di poter essere portatrice di alcuni di questi geni malattia. Ci sono in realtà alternative molto più sicure e consolidate per evitare di far poi nascere un bimbo affetto da queste combinazioni. Potenzialmente l'editing potrebbe correggere il gene di quell'embrione, ma non siamo ancora pronti a farlo in modo sicuro ed efficace, perché queste forbici molecolari tagliano quasi sempre nel posto giusto, ma quasi, quindi quando si tratta di un embrione umano, un taglio in un posto sbagliato può avere gravissime conseguenze, e siccome lo faccio sulla linea germinale, quel taglio con conseguenze avverse rimane poi nel pool della specie, quindi verrà trasmesso a ulteriori individui, nessuno dei quali, né quello nascituro prima negli altri, ha dato il consenso a questo intervento. Oltretutto, un conto è correggere un gene, un conto è eliminarlo, un conto addirittura è pensare di andare a modificare alcuni aspetti, no, del nostro patrimonio genetico. Quindi in qualche modo ragioni solide etiche e poi anche ragioni scientifico-tecniche ci inducono a dire che è troppo presto per farlo. Naturalmente, mentre ci siamo e molte società scientifiche e organismi internazionali dicevano che era troppo presto per farlo, qualcuno l'ha fatto lo stesso. E questo è stato annunciato poco meno di 2 anni fa da questo scienziato cinese, che ha fatto sapere in un summit internazionale che proprio stava lavorando per dare delle linee guida su come comportarsi rispetto all'editing della linea germinale, ci ha fatto sapere che aveva pensato di inattivare un gene, tra l'altro recettore per HIV, quindi per rendere un individuo potenzialmente resistente geneticamente all'infezione virale. E questo ha fatto veramente uno scandalo nella comunità scientifica, perché la razionale è debole, era troppo presto per farlo, non sappiamo esattamente come sia stato fatto,
Poi questo ha avuto conseguenze, perché in realtà lo stesso si è visto, che si è saputo poi, che molti passaggi anche di autorizzazioni appropriate, di studi scientifici necessari, non erano stati fatti. Per quello che ci risulta, il ricercatore è attualmente imprigionato in Cina. Non abbiamo conferme effettive di che abbia veramente, che queste due o tre bambini che sarebbero nati da questo editing siano poi stati effettivamente portatori dell'editing. Quindi questo è rimasto un pochino nell'ambito oscuro, ma dopo questo evento ci sono stati una serie di altri comitati internazionali che hanno emesso raccomandazioni forti. L'ultimo peraltro è uscito proprio ieri da un grosso studio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Americane, che di nuovo dice: di fatto, secondo noi, secondo gli esperti, secondo molti pareri, non siamo pronti tecnicamente, non siamo pronti eticamente a farlo. Ma questo lì finisce, questa è una raccomandazione di società scientifiche anche molto rilevanti, di autorità, poi ogni Stato si deve dare la sua legislazione al riguardo. Certo, e poi anche una responsabilità dei singoli ricercatori. La ringraziamo molto, però il suo compito non è ancora finito, perché ci aspettiamo alcune domande. Anche il pubblico, ribadisco, se qualcuno vuole porgere una domanda, un commento ai nostri relatori, potete avvicinarvi al microfono. Per motivi Covid relati non possiamo far passare il microfono tra il pubblico, ma se avete piacere basta anche alzare una mano, in qualche maniera riusciamo a farvi comunicare. Oppure domande da casa, da chi ci sta ascoltando, ne abbiamo, Roman. Ma una domanda che anche ultimamente la gente si pone è quella, soprattutto si sentono nei giornali, che stanno aumentando esponenzialmente i casi di, appunto, di asintomatici per il virus SARS-CoV-2. E qual è la ragione dell'aumento dei casi asintomatici? Della serie, il virus sta mutando, o qual è una possibile spiegazione per tale problema? Allora, non c'è nessuna evidenza che questo virus sia significativamente diverso da quello dell'inizio della malattia. C'è un'unica mutazione che si è sparsa in alcuni paesi, non in Italia perché c'era qua fin dall'inizio, e che addirittura rende il virus più infettivo, non meno infettivo. E non ci sono più casi asintomatici di quanto ce ne fossero in febbraio e marzo. Semplicemente febbraio e marzo non ci rendevamo conto di quanto la malattia fosse diffusa. Cioè, con ogni probabilità, rispetto ai casi che venivano testati positivi a campione, che veniva fatto nelle persone con sintomi, tante volte sintomi anche gravi, c'era probabilmente 10 volte di più persone asintomatiche che non ci rendevamo conto che ci fossero intorno. Poi il lockdown ha ridotto completamente la diffusione del virus, e adesso il virus sta ritornando, perché c'è oggettivamente molta incoscienza fra le persone, cioè non c'è proprio, girando per le strade anche di Trieste, immagino che Milano sia lo stesso, in Milano forse un po' meno, perché insomma è stata più toccata, però certamente a Trieste le persone non hanno l'istinto di stare lontane le une dagli altri. Quindi il virus sta ritornando, e ovviamente, dato che gli asintomatici sono la principale fetta delle persone infettate, ecco che ci sembra che ci siano più asintomatici, ma se lo lasciamo diffondersi ancora un po', ci ritroveremo anche i debolmente sintomatici, i fortemente sintomatici e le rianimazioni piene. Quindi mascherina e distanziamento sociale come proprio indicazione obbligatoria in questo momento. C'è anche forse un fatto di età, no? Adesso si stanno infettando probabilmente persone. Sì, anche a febbraio e marzo gli asintomatici, cioè, per definizione erano giovani, no? Quindi adesso sta ritornando e torna fra gli asintomatici che sono giovani. Però se l'asintomatico giovane infetta il padre o il nonno anziano, questo finirà in rianimazione. Ma voi consigliereste di fare per esempio anche il vaccino dell'influenza in questo caso? Potrebbe aiutare? Non so. Il vaccino per l'influenza non aiuta direttamente SARS-CoV-2, è una buona norma igienico-sanitaria preventiva, e quindi sicuramente può, vuol dire, c'è un'indicazione a farlo. Il distanziamento e la mascherina oggettivamente ridurrà quest'anno anche i casi di influenza. Ci sono molte campagne però che incitano anche i lavoratori stessi. Lei si vaccinerà e la sua famiglia? Ma io sono ancora giovane, quindi non sono entrato nella fascia di età in cui
in cui è, insomma, è indicata la vaccinazione. Quindi non si vaccinerà per l'influenza? Non penso. Professor Naldini? Io mi vaccino da anni, ma non sono mica tanto più vecchio di Mauro Giacca. No, era una battuta la mia, era una battuta. Conoscono tutti la mia età. Abbiamo altre domande? C'è una domanda dal pubblico, se parla a voce alta, che noi la sentiamo dopo... O se riesce forse a venire qua. Sappiamo rispondere a questa domanda? Immagino di no, perché... No, sì, non credo che lo siano. Il vaccino adesso... Quindi per chi era a casa la domanda era se tra i volontari e le persone reclutate ai trial per la vaccinazione Covid-19 ci sono anche persone con malattie autoimmuni. Sì, sebbene ripete la domanda anche per chi è collegato. Per chi è a casa, sì. E non so dare una risposta certa, so forse Luigi Naldini ne sa di più, però la sperimentazione è fatta su decine di migliaia di persone e penso che i criteri di inclusione siano quelli di escludere le persone con più a rischio di effetti collaterali in questa prima fase, quindi avere proprio uno spaccato della popolazione in generale, quindi escludendo persone a rischio prima di vedere che il vaccino sia realmente sicuro. Quindi immagino di no, però non ho un dato certo. Non so se Luigi hai un... No, sono d'accordo con quello che dici, però. E adesso stiamo anche sentendo di possibili casi di reinfezione. Il fatto che uno possa reinfettarsi significa anche che il vaccino, qualora sia efficace, potrebbe avere un'efficacia limitata nel tempo? Potrebbe, ma non obbligatoriamente, perché la maniera in cui... dunque, la prima cosa da dire è che sì, è vero che ci sono 2-3 casi di reinfezione più o meno provati, però stiamo parlando di un'infezione che ha colpito per 24 milioni di individui, quindi insomma, voglio dire, non distinguiamo l'eccezione dalla regola. E in secondo luogo il vaccino stimola una risposta immunitaria che non necessariamente è identica a quella dell'infezione naturale e potrebbe essere molto più efficace. La risposta immunitaria dell'infezione naturale alla fine non è tanto efficace perché ci sono persone che si infettano e si portano avanti il virus per settimane, molti muoiono con il virus. Il vaccino dovrebbe dare una risposta protettiva che addirittura impedisce l'infezione, quindi potrebbe essere diversa. Quindi diciamo che non necessariamente la possibilità di reinfezione esclude la funzionalità del vaccino. Abbiamo altre domande sulla chat. Sì, abbiamo delle domande sulla chat. Silvia pone il problema che, come voi sapete, ultimamente i giornali riportano che l'età media degli individui infetti da coronavirus si è fortemente abbassata. Silvia scrive, il fatto che il coronavirus è più diffuso tra i giovani e quindi in organismi potenzialmente più forti potrebbe portare a selezionare un virus più forte, in qualche modo rafforzare questo virus? Non c'è nessuna evidenza che questo possa essere, mi sfugge un attimo la razionalità, se ammettendo che una persona giovane ha una risposta immunitaria più efficace potrebbe eliminare il virus più rapidamente, quindi semmai potrebbe contribuire allo spegnimento dell'infezione, non necessariamente a selezionare un ceppo mutante più efficace. Anzi, volendo anche dare un messaggio positivo, seppur teorico, in genere i virus tendono ad adattarsi alla specie in cui sì, che infettano. Per il virus non c'è un vantaggio a ucciderlo, l'adattamento però avviene nell'arco di centinaia e centinaia di anni, quindi finora non c'è nessuna evidenza che questo virus in pochi mesi abbia una tendenza all'adattamento. Non dimentichiamo che il virus più vicino, che è quello della SARS, è sparito dal pianeta Terra senza adattarsi. Abbiamo altre domande?
Io avrei una domanda per il professor Naldini. Il professor Giacca all'inizio del suo intervento appunto ha detto che sostanzialmente l'essere umano si è portato ai vertici della scala evolutiva scalando monti e andando nelle profondità del mare e che uno dei nostri sostanzialmente nemici più grandi appunto sono i virus e che il nostro sistema immunitario è appunto una delle nostre, la nostra arma contro questo virus. E successivamente anche il prof. Naldini ha detto che il nostro sistema immunitario può aggredire una cellula infettata da un virus. E, in virtù di questo, è possibile che il nostro sistema immunitario reagisca contro i virus che vengono utilizzati per la terapia genica? Cioè potrebbe oppure portare degli effetti collaterali questa risposta immunitaria contro, appunto, contro la terapia genica? Sì, certo, la risposta immunitaria diventa... può essere un'alleata quando vogliamo stimolarla contro un tumore, o invece è il nemico principale, no? Nella terapia genica spesso è una barriera la risposta immunitaria, giustamente, perché sia il virus stesso come veicolo che può essere, se per esempio io sono immune, perché io nella mia vita ho già incontrato un virus, per esempio i virus adeno-associati, di cui parlava prima Mauro Giacca, sono degli splendidi veicoli, molto, molto efficaci e sicuri, ma una grossa parte di persone li ha già incontrati in modo asintomatico, senza accorgersene, ma è diventata immune a questi virus e la mia terapia genica non si può fare, perché quando io inoculo il vettore, questo viene neutralizzato ed eliminato subito. Un'altra barriera che si può avere è sullo stesso gene terapeutico, perché se io per esempio sono affetto da una malattia genetica perché mi manca una certa proteina, il suo gene non è funzionale, quando io esprimo questa proteina con le terapie che abbiamo illustrato, quella può essere riconosciuta come estranea e quindi il mio sistema immunitario può montare una risposta contro quella proteina o contro le cellule che la esprimono ed eliminarla. Tutte cose che abbiamo visto in clinica, prima nei modelli animali sperimentali, poi in clinica e ovviamente in alcuni casi abbiamo imparato a superarle, in altri sono ancora delle barriere, quindi è assolutamente c'è una continua battaglia su questo. E di qualche mese fa la notizia che ci sono state due persone decedute in un trial di terapia genica utilizzando AV per una malattia muscolare, cosa è successo? Beh, quello è un altro tipo di tossicità apparentemente, che soprattutto quella è un po' dose dipendente, no? Nel senso che quando si fa terapia genica è molto diverso dall'infezione virale. L'infezione virale parte da questa carica virale, questo inoculo più o meno modesto come numero di particelle che infetta delle cellule e poi comincia a replicare e si espande e poi lì se il sistema immunitario non interviene in tempo e in fretta questa espansione può portare alla malattia e alla massiva replicazione. In terapia genica il virus non può replicare nella maggior parte dei casi, ha un'unica infezione a disposizione per cui dobbiamo somministrarne grandi quantità tutte insieme per raggiungere la maggior parte delle cellule. E quindi quello che può succedere è che le risposte, quelle più infiammatorie, che spesso sono le risposte innate, quando noi le nostre cellule si accorgono di particelle virali in giro, no? In qualche modo le annusano e possono reagire rilasciando citochine, attivando dei sistemi cosiddetti innati di immunità. Tutte queste particelle virali iniettate insieme, anche di un virus relativamente benigno, possono scatenare degli eventi avversi gravi. In alcuni casi, di nuovo, ci sono persone più predisposte a delle risposte no, di ipersensibilità, come avviene per la maggior parte dei farmaci, questo ha portato anche a eventi letali. Quest'ultimo caso che diceva Serena sono in realtà più che altro una vera dose dipendenza, cioè l'EIV è un veicolo molto efficace, come diciamo, molto anche sicuro, per cui si è saliti con le dosi per cercare di raggiungere sempre più e sempre più efficacemente dei tessuti difficili da raggiungere come il sistema nervoso, come i muscoli, tutto il corpo e purtroppo questo ha portato a un certo punto a una reazione acuta, per cui il gruppo di pazienti su cui è stata provata la dose più alta, potenzialmente anche più efficace, ha avuto una risposta molto grave, più o meno subacuta, che ha portato anche alla morte di fino a tre, purtroppo, i tre bimbi che avevano testato questo farmaco. Un evento drammatico, naturalmente, che ha portato a una frenata in molte di queste sperimentazioni e che ovviamente oggi ci impone a tutti quelli che lavorano con questi veicoli
di esercitare un'ulteriore maggiore attenzione rispetto alle dosi. Volevo chiedere anche se appunto, magari in virtù di questo, non so se fosse possibile magari ingegnerizzare questi vettori virali in modo da, insomma, in un certo senso eludere la risposta immunitaria e quindi scatenare la risposta infiammatoria. Ci sono delle strategie a riguardo? È possibile? No, assolutamente. Questa è una linea di ricerca molto attiva. Noi anche abbiamo fatto una ricerca su questo che abbiamo pubblicato l'anno scorso. Per esempio, ci sono dei segnali che molte cellule hanno, si chiamano non mangiarmi, no? Don't eat me signal. Sono dei segnali che le cellule usano per sopravvivere nel sangue in qualche modo. A un certo punto, prima o poi, le cellule invecchiano, diminuisce questo segnale e le cellule vengono mangiate dal sistema dei macrofagi, no? Vengono eliminate. Allora noi abbiamo per esempio sviluppato un vettore, sempre un lentivirus, che ha un eccesso di questo segnale sulla sua membrana, quindi sopravvive molto meglio, diciamo, nel sangue, non viene mangiato da questi macrofagi che lo avrebbero eliminato e può raggiungere in modo più efficace le cellule bersaglie. In quella sperimentazione erano il fegato, il che ci ha permesso di ridurre la dose, no, di virus. Questo è un esempio, ma gli stessi virus, naturalmente, quasi tutti i virus hanno dei geni per eludere la risposta immune, no? Nel loro bagaglio di geni, quando sono un po' più complicati, e alcuni di questi geni che eludono la risposta immune si stanno già utilizzando di nuovo come modo per esempio proteggere gli stessi vettori. Quindi questa è una storia che va millenni nell'evoluzione, no? Cioè milioni di anni dietro, è proprio la storia della lotta tra il parassita e l'organismo, insomma. Abbiamo una domanda dal pubblico in sala, prego. Buonasera. Io volevo chiedere un confronto, parlando di vaccini per il coronavirus, tra le due soluzioni trovate, cioè appunto quella di iniettare un pezzo di RNA che codifica per la proteina spike e iniettare la proteina stessa. Perché appunto iniettare un pezzo di RNA a una proteina mi sembra una cosa abbastanza diversa dal punto di vista biologico, e quindi mi chiedevo qual è la differenza nella risposta immunitaria e in che modo questa differenza potrebbe far preferire l'uno rispetto all'altro. E poi avrei anche un'altra curiosità, non so se te la dico adesso direttamente o dopo. Mi chiedevo nell'editing genetico qual è la caratteristica del gene che il professore ha chiamato omologo da inserire in modo che la cellula possa inserirlo nel proprio patrimonio genetico, appunto cosa deve avere per essere omologo rispetto alla sequenza tagliata. Perfetto, una domanda a testa. Rispondo alla prima io. E, non c'è tanta differenza, pensarci bene, fra iniettare un RNA o iniettare un vettore, perché in entrambi i casi l'RNA che entra all'interno della cellula viene utilizzato per produrre una proteina da parte della cellula stessa. Il virus che porta, in questo caso il DNA, nella cellula, questo DNA viene utilizzato per produrre un RNA che poi produce la stessa proteina. Quindi concettualmente il tipo di immunità che si stimola è la stessa, che è diversa da invece somministrare una proteina direttamente, perché la proteina è fatta in laboratorio e quindi viene data proprio come proteina e quindi stimola un tipo di risposta immunitaria un po' diversa. Nel primo caso stimola più quella che in immunologia si conosce come la risposta cellulare, i linfociti che si attivano, nel secondo caso si producono più anticorpi. Quello che c'è di diverso fra usare l'RNA modificato o il vettore virale è esclusivamente l'efficienza di entrata all'interno delle cellule del sistema immunitario. E cioè quanto effettivamente di RNA o di DNA, quindi di acido nucleico, riesce ad entrare in una maniera o nell'altro e per quanto tempo persiste la produzione della proteina. E sul virus conosciamo molto, perché i virus sono molto, come l'abbiamo detto, estradetto nell'ultima ora e qualcosa, e i virus sono molto efficaci per entrare nelle cellule e persistono anche abbastanza a lungo, cioè un vaccino basato sull'adenovirus persiste sicuramente per una decina di giorni. Sull'RNA non sappiamo niente, cioè sappiamo da studi sperimentali che dovrebbe durare diversi giorni, potrebbe essere efficace, ma in termini di efficacia su grande scala è una vuol dire
una sfida interessante, ecco, se funzionasse tra l'altro aprirebbe la strada a una marea di applicazioni diverse. Luigi Naldini, geni omologi da inserire. Sì, quindi allora, omologo si intende, sarebbe una copia della stessa sequenza, no? Una copia potenzialmente identica, quindi nella ricombinazione omologa la cellula va a recuperare la stessa sequenza intorno dove c'è stato il taglio e ripristina la sequenza originale. Nell'editing genetico si vuole cambiare qualcosa della sequenza originale, per esempio una mutazione, la più semplice sarebbe una mutazione puntiforme. Allora io il mio stampo, la mia copia, avrà in genere sono parecchie centinaia di basi che sono perfettamente quindi omologhe, quindi identiche a dove ho tagliato, con la differenza però della sostituzione naturale della base, no? In alcuni casi invece possono addirittura esserci intere porzioni o addirittura un intero gene nuovo che però nello stampo viene poi fiancheggiato da delle sequenze identiche a quelle dove ho operato il taglio. Durante la riparazione per omologia praticamente il sistema trova le due sequenze omologhe laterali, diciamo le due braccia di questo templato, di questo stampo, e mentre le ricopia si copia anche quello che ho messo in mezzo, a volte anche un intero gene, no? Quindi questo è il meccanismo. Ovviamente viene disegnato a seconda della particolare applicazione volta per volta. Chiaro. Abbiamo ancora una domanda dal pubblico in sala, professor Silvestri, sì, anatomia patologica. Professor Luini, volevo chiedere, ci ha parlato prima della terapia con il CAR-T. CAR-T è sperimentale in America, negli Stati Uniti lo stanno usando a tipo sperimentale, ma anche lo hanno provato su tumori di vario tipo. Sembra che per alcuni ci sia l'80% di guarigione, ma costa molto, perché sembra che una terapia venga sui 700.000 euro, roba del genere, anche di più, di meno, non so. In Italia come siamo messi? C'è qualche centro che studia questo tipo di terapia? E cosa si pensa per il futuro? Ci vorrà molto tempo perché possa diventare di attualità e usata? Allora, intanto è giusto ricordare che queste terapie con CAR-T funzionano solo ad oggi su alcuni tumori, soprattutto sui tumori del sangue, su alcune forme di linfomi o di leucemie acute. Sui tumori solidi, che sono purtroppo la maggioranza, i risultati sono meno efficienti. Ci sono alcuni casi, alcuni melanomi, alcuni tumori del rene, dove ci sono dei dati più incoraggianti, ma non sono così buoni. Per quei tumori del sangue l'uso dei CAR-T è ormai approvato come farmaco, quindi sono registrati anche in Europa e anche in Italia, quindi in alcuni centri in Italia sono disponibili le terapie con CAR-T prodotte dalle aziende farmaceutiche che le hanno immesse sul mercato, Gilead e Novartis, sono due prodotti per quelle specifiche. Poi vi sono vari centri che stanno anche conducendo sperimentazioni o di nuovi CAR-T o di CAR-T prodotti non in ambito industriale. La terapia con CAR-T, come abbiamo detto, è complessa, perché io devo prendere i linfociti del paziente, spedirli alla sede dove vengono modificati con il vettore che porta il nuovo gene terapeutico, e poi rinviarli nell'ospedale dove vengono somministrati con un'infusione sotto un controllo terapeutico. E poi in questa fase che segue l'infusione il paziente può sperimentare anche degli eventi importanti avversi. Quindi c'è tutta una complessità della filiera che spiega in parte anche i costi molto alti, perché è veramente un farmaco personalizzato all'estremo, cioè io ho il mio farmaco fatto con le mie cellule. Grazie. Abbiamo altre domande? Io vorrei approfittare della mia posizione qua stasera per porre anche una domanda, diciamo, personale a due dei massimi esperti di terapia genica. Questa domanda avrei voluto farla già anni fa, quando ho cominciato il mio percorso di studi e non avevo trovato nessuno che mi desse una risposta sostanzialmente esaustiva a riguardo. La domanda per il professore è la seguente: in quale percorso di studi voi consigliereste a uno studente che voglia occuparsi di terapia genica, e soprattutto lo consigliereste di farlo in Italia oppure, diciamo, all'estero, fare la fuga dei cervelli? Luigi. Ma io aspettavo te, insomma. Beh, comunque
Io credo che ci siano sempre molti percorsi, cioè non c'è un percorso unico. Secondo me, ovviamente il driver è la passione, l'entusiasmo. E da un certo punto di vista, oggi studiare biotecnologie come nella prima fase del training ti dà le competenze specifiche e tecnologiche cruciali, però poi può mancarti un po' la dimensione della malattia, della patologia. Il percorso di medicina che ti prepara molto di più sul fronte poi di comprendere l'approccio specifico terapeutico, le problematiche, può risultare più carente sul fronte poi della biotecnologia, della biologia di base. Quindi vanno un po' integrati. Il percorso, secondo me, ideale dovrebbe essere un percorso MD-PhD o per esempio, quindi complementare una studio in medicina con un vero e proprio dottorato di ricerca, oppure un percorso di dottorato, di biotecnologia e dottorato, che è molto focalizzato sugli aspetti biomedici. Dopodiché non è mai giusto, né mai la cosa migliore essere concentrati su un unico argomento, perché poi i breakthrough, le idee nuove vengono per fertilizzazione da altri campi, quindi magari farsi anche un training a un periodo su tutt'altro, no? Studiando una biologia forte o una tecnologia forte, quindi prepararsi su qualcosa, e poi magari affrontare la terapia genica in fasi più avanzate. Italia o fuori, credo che io guarderei i laboratori dove si fa, rispetto a quello che uno decide di fare, si fa una buona ricerca, ce ne sono in Italia, ce ne sono anche fuori, muoversi aiuta sempre un pochino, anche col Covid è più difficile, ma insomma. Onestamente non saprei cosa aggiungere, concordo su tutto, rimarcherei soltanto quest'ultimo concetto, cioè la cosa importante nella ricerca e seguire la passione, ma svilupparla nel posto migliore in cui uno possa andare, che poi questo posto sia Milano, Trieste o Londra, è meno rilevante rispetto al mentore che si sceglie, al gruppo in cui si va a lavorare. Quindi insomma l'importante è scegliere il laboratorio più all'avanguardia, e questo è la garanzia di formazione migliore per un giovane appassionato a fare ricerca. Ci stiamo avviando alla conclusione, visto che siamo arrivati alle domande personali, ne rivolgo una io anche a entrambi i relatori di oggi. Cosa sta bollendo nei vostri laboratori? Qual è la sfida a cui state lavorando, il prossimo obiettivo? Cosa sperate di raggiungere nei prossimi mesi? Luigi Naldini. Mesi è una prospettiva molto vicina. Beh, puoi scegliere però, l'arco temporale. Quindi diciamo un pochino di più, magari nei mesi. Quindi noi stiamo cercando di portare quelle strategie di editing che vi ho raccontato in clinica, alle prime prove cliniche, soprattutto questa editing per la correzione genica, che quindi dipende dalla ricombinazione omologa, che è particolarmente complessa. Cerchiamo di farlo nelle cellule di nuovo staminali o nelle cellule dei linfociti, per avere una correzione altamente precisa in alcune malattie genetiche che non si possono altrimenti trattare perché è troppo delicato quel gene che hanno. Quindi stiamo lavorando per portarle in clinica, speriamo di partire più o meno ci vorranno ancora 2 anni, questo forse è uno degli obiettivi più interessanti oggi. Mauro Giacca. Io invece sto cercando di, e questo è il mio obiettivo, di utilizzare tecnologie della terapia genica per le malattie complesse, no? Perché non dimentichiamoci che sia l'aggiunta di un gene sia l'editing hanno come principale bersaglio le malattie ereditarie o con la specifica di quello che abbiamo detto dei CAR-T, dei tumori, però c'è tutto il grande spettro delle malattie cardiovascolari, delle malattie degenerative, delle malattie del sistema nervoso centrale, eccetera, in cui è difficile fare terapia con un singolo gene e comunque fare terapia permanentemente trasferendo un gene o cambiando il DNA. Lì invece una prospettiva potrebbe essere quella di utilizzare, invece che vettori virali, utilizzare piccoli segmenti di DNA o di RNA per andare a modulare
i livelli di espressione dei geni nelle cellule e modificarli verso quello che a noi ci interessa, per esempio cercare di far proliferare le cellule del cuore dopo l'infarto o inibire la proliferazione dei vasi che sostiene l'aterosclerosi o proteggere le cellule dalla distruzione di nuovo dopo l'infarto o, no, o nell'articolazione nel cervello. Quindi il mio obiettivo è utilizzare piccoli segmenti di DNA o di RNA per modulare le funzioni e quindi poter aggredire queste malattie più complesse. Bene, vi ringrazio. Ringrazio Luigi Naldini, Mauro Giacca, Roman che ci ha trasmesso le curiosità delle persone a casa. Ringrazio voi. Ho bisogno di rubare ancora un minuto della vostra attenzione per alcuni ringraziamenti. Ringraziare, se posso avere la diapositiva, tutti i partner di questo progetto. Quindi è un progetto che è organizzato da ICGB, che è stato finanziato dalla Regione in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste. Abbiamo dei partner che ci hanno aiutato a selezionare alcuni speaker che sentiremo nei prossimi incontri, Fondazione Veronesi e AIRC. Abbiamo già nominato l'aiuto di Media Partnership con Il Piccolo e Fondazione Punto Zero. Ovviamente questa è un'iniziativa che si inserisce nel ESOF prima, dopo, durante. Devo ringraziare le persone che hanno lavorato fianco a fianco con me in questa avventura e che stanno continuando a lavorare sodo con tanta elasticità e pazienza. Luisa Alessio, che è stata veramente una compagna di viaggio quotidiano con cui abbiamo ragionato, inventato, adattato dai contenuti ai formati. Diego Soldano per la parte IT, Marella per le bellissime grafiche, ma anche tutto il resto, e Suzanne per la parte di Outreach e Claudia che ci ha aiutato a gestire economicamente tutto quanto. Quindi Suzanne Kerbacci, Diego Soldano, Luisa Alessio, Marella Prata, Claudio La Macchia, veramente grazie. E concluderei invitandovi a partecipare ai prossimi appuntamenti. Il prossimo sarà il 16 settembre, parleremo di tumori contagiosi e del fatto che per alcuni tumori causati da virus ci possiamo vaccinare. Ci sarà anche, oltre agli ospiti che saranno Paola Massimi di CGB e Marcello Pinti da Modena, Reggio Emilia, avremo una sorpresa da un ricercatore italiano che sta a Londra e che ci parlerà di tumori non contagiosi ma trasmissibili. Per capire assieme la differenza vi aspettiamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.